Benvenuti alla lezione di armonia numero 14. Allora, questa lezione prevede, pagina 56 e 57, i paragrafi accordi di nona alterata, accordi di undicesima alterata e accordi di tredicesima alterata. Quindi, una volta ormai studiate tutte le estensioni degli accordi fino alla tredicesima, vediamo che succede quando andiamo ad alterare, come già abbiamo visto in qualche lezione precedente, alcune o tutte di queste note che fanno parte degli accordi. Andiamo a vedere. Allora, pagina 56, figura 39, accordi di nona alterata e quindi abbiamo, come vedete, il primo accordo do settima diesis 9, quindi il re che è la nona viene innalzato di un semitono, quindi si può anche scrivere do diesis 9. E poi abbiamo invece do settima bemolle nona, quindi nona bemolle, e quindi il re viene abbassato di un semitono. Vedete questi due effetti. Poi vediamo pagina 57, figura numero 40, accordi di undicesima alterata, e quindi in questo caso abbiamo do major 7 diesis 11, quindi abbiamo il fa diesis. E questo è come vi dicevo nella lezione precedente, per evitare che ci sia questa dissonanza nell'accordo maggiore che è data dalla compresenza del terzo grado disturbato con un intervallo di nona minore, quindi di seconda minore. E allora si altera solitamente l'undicesima, anche nell'accordo di settima, anche qua il accordo di settima, do settima diesis 11, che potrebbe anche essere do nona, possiamo anche scrivere do nona. In questo caso, ecco qua, abbiamo la settima minore e l'undicesima. Sono suoni molto molto interessanti. Poi abbiamo figura 41, accordi di tredicesima alterata, e in questo caso abbassiamo di un semitono, quindi la tredicesima bemolle, anche perché la tredicesima diesis corrisponde alla settima minore più che altro, mentre in questo caso la tredicesima bemolle potrebbe corrispondere alla quinta aumentata, però noi, avendo scritto tredicesima bemolle, dobbiamo suonare anche la quinta. Poi sta a noi distribuire le parti in maniera da evitare questo che è sempre un intervallo di nona minore, di seconda minore, come era mi fa, però chiaramente non è lo stesso tipo di dissonanza che va a disturbare il modo maggiore dell'accordo, però anche in questo caso molto spesso si porta a evitare di suonare anche il quinto grado, però possiamo trovare una disposizione di suoni, chiaramente non in parti strette, dove possiamo trovare la coesistenza, diciamo, la compresenza della quinta e della tredicesima bemolle. E allora, con l'alterazione di questa estensione degli accordi, abbiamo un quadro molto molto ampio di resa armonica, alterando delle note a nostro gusto, altre invece vengono fuori dalle armonizzazioni delle scale minori e quindi poi possiamo iniziare a divertirci a incastrarci delle scale o degli arpeggi. Però in questo modo abbiamo adesso una gamma di suoni armonicamente molto molto interessanti con queste alterazioni. Bene, anche per oggi è tutto. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Buono studio e buona musica. Ciao!